Ciao, io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina del secondo anno, sono diabetico di tipo 1 da più di 15 anni. In caso sia la prima volta che tu finisci su questo canale, innanzitutto iscriviti, perché cosa buona e giusta, ma a parte questo, se sei qui per la prima volta, ti spiego brevemente come funziona. Ti farò delle domande, in questo caso riguardanti immunologia, ma ce ne trovi anche di altre materie, ad esempio trovi anatomia, cioè neuroanatomia, trovi immunologia, trovi domande di biochimica. Quindi può esserti utile per preparare il tuo esame, vedere se hai capito, vedere se lo stai preparando in modo corretto. E in realtà io ti prendo le domande che sono state fatte ai miei colleghi e a me durante l'esame. Infine, per ultima domanda ti dirò quella che è stata fatta a me, qual è stata la mia risposta e qual è stato il mio voto. L'ho fatto ormai un mese fa, quindi speriamo di ricordarci qualcosa. Se mi vedi con gli occhi abbassati perché ho il computer dove ce li ho segnate e cominciamo. Allora, parlami dei TH2, quali citochine inducono i TH2, che risposte, come sono coinvolti, in quali situazioni vengono prodotti e contro chi agiscono. Parlami di natural killer, percentuale presenza nel sangue, funzioni, quali derivano, il processo di maturazione, come agiscono, perché in che allora, perché il colpo letale può essere destinato a cellule self e in caso a che tipo di cellule self, dov'è che abbiamo visto il processo dell'editing recettoriale, che cos'è il TNF, parlami di MHC in generale, quello che ti ricordi, senza entrare in MHC1 e MHC2, che sarà la domanda successiva, ma perché sono così importanti, ad esempio, nei trapianti? Perché l'allo antigene per eccellenza? Per quanto riguarda MHC1 e MHC2, di entrambi mi spieghi la struttura, com'è, quando, in che situazione sono stabili, in che modo e da chi vengono riconosciuti, e processazione, ovviamente, dell'antigene. Vi è una particolare classe, allora mi parli del processo di tolleranza centrale dei linfociti T, facendomi un piccolo focus sui Treg. Tolleranza periferica dei linfociti T e ovviamente tolleranza centrale e periferica anche dei linfociti B. Per quanto riguarda l'apoptosi che viene indotta, mi fa la differenza tra la via mitocondriale e la via invece che utilizza FAS e il suo ligando. Parlami di TLR. E in modo particolare il TLR4 in che modo riconosce LPS? Perché si susseguono diverse classi cellulari nel riconoscimento di un tumore e in che modo avviene il riconoscimento dell'antigene tumorale e che diversi tipi di antigeni tumorali possiamo incontrare? Che differenza c'è tra un linfocita CD8 positivo e un CTL? In seguito mi dici come si attivano, come avviene quindi il passaggio da CT8 a CTL, mi parli anche poi di dove esplicano le loro funzioni e come fanno a raggiungere le loro funzioni. A proposito di questo, mi devi parlare ovviamente di adressine, interrotto da una chiamata. Dicevo, ti ricordati ovviamente che le adressine si trovano a livello endoteliale, questo è importante, perché altrimenti non possono fare il processo di extravasazione. Ottimo. Che molecole sono coinvolte, cioè, nell'extravasazione, quindi quali sono espresse dall'endotelio, quali vengono espresse invece dal linfocita, quindi E-selectina, P-selectina, piuttosto che invece MAC1 o queste cose qua. Parlami della malattia granulomatosa cronica, ovviamente mi dispieghi anche cos'è la NADPH ossidasi o ossidasi fagocitica, quando funziona, se normalmente è sempre in funzionamento, quello che ti ricordi. Mi parli dei PRR in generale e poi mi fai un breve focus sulle varie categorie, ovvero PRR solubili, PRR intracellulari e PRR di membrana. Parlami delle diverse classi, diverse popolazioni linfocitarie della classe B. Quindi linfociti B1, B2, sai che i B2 poi si differenziano in marginali e follicolari. Quali sono le differenze tra queste tre classi? Marker, attivazione, immunoglobuline, plasmacellule, tutto. Maturazione del linfocita B, ovviamente passiamo da quando abbiamo una cellula pro-B che è, o pre-B. Non mi ricordo, pre-B, mi sembra che sia il primo progenitore, quindi dal primo progenitore fino a quando il linfocita B non è maturo, che ovviamente quindi deve andare il processo incontro di ricombinazione, deve andare contro una serie di passaggi, dove avvengono questi meccanismi, se abbiamo delle analogie con i linfociti T o se non c'è niente in comune, quello che ti ricordi, tutto quello che sai. Cosa ti ricordi dell'effetto Aptean-Carrier e in che situazione lo possiamo trovare coinvolto?
ad esempio in alcune classi di molecole molto piccole, appunto gli apteni, che possono causare però reazioni molto forti. Questo è il caso dell'ipersensibilità di primo tipo. Ok, questo in realtà fa parte dei recettori, ma vediamo se te lo ricordi. Questa è una cosa un pochino più specifica: recettori diretti e recettori indiretti per quanto riguarda la fagocitosi. Ti ricordi inoltre che i macrofagi possono attivarsi in senso M1 e in senso M2? Quali sono le azioni in senso M1 e quali sono in senso M2? E ti ricordi che in senso M2 hanno un ruolo nello sviluppo tumorale, mentre per quanto riguarda gli M1 hanno un ruolo come antagonisti, nel caso di una patologia, di tipo oncologica. Come viene regolato il sistema del complemento? Parlami del sistema del complemento in generale, le varie vie, classica, alternativa e leptinica. Ovviamente mi devi parlare della struttura, degli anticorpi che si possono legare, quando non si possono legare, quali meccanismi a parte il funzionamento proteico, cioè tramite proteine inibitorie, inibiscono la via, ci sono degli accorgimenti più che particolari cose. Sono accorgimenti che ha dato il corpo umano, quindi ovviamente di tutto quello che sai. Differenza tra cellule dendritiche mature e cellule dendritiche immature. Non te l'ho citato prima, ma spero tu te lo sia ricordato, del fattore di trascrizione AIRE, che abbiamo visto essere coinvolto nella tolleranza centrale dei linfociti e che tu ovviamente mi stai per ricordare. Quali recettori, quindi per le immunoglobuline, quindi FCR, ti ricordi? Ad esempio quelli con la catena gamma, sappiamo che c'è FC gamma R1, R2, R3, e per R2 ne esistono tre diverse tipologie, per R3 invece ne esistono due diverse tipologie. Poi ad esempio abbiamo FC, Epsilon, R1, ti ricordi, spero che tu ti ricorda quello neonatale. Parlami delle immunoglobuline, le loro strutture, le loro funzioni, le varie classi di isotipi anticorpali, perché si differenziano, cosa differenzia tra le varie classi di isotipi, e mi parli del recettore per poli-IgE. In che cosa è coinvolta la tirosina chinasi di Bruton e perché è collegata alla gammoglobulinemia. Allora, abbiamo già parlato di ipersensibilità di primo tipo, mi parli di ipersensibilità di secondo tipo e di terzo tipo e mi fai la differenza tra quella di secondo tipo e quella di terzo tipo, mi dici anche una serie di patologie, una patologia, almeno una cosa legata all'ipersensibilità di secondo tipo e una del terzo tipo. Ipersensibilità di quarto tipo, in cui sappiamo essere coinvolti i linfociti T, mi fai la differenza tra come possono agire i T helper e i CTL. Mi parli anche dell'ipersensibilità da contatto e l'ipersensibilità ritardata. Parlami dei CD4 positivi, differenze con un T helper maturo, in linea generale. Parlami dei TH1, parlami dei TH17. Qual è la differenza tra corecettore e costimolatore? Allora, questa può essere una domanda trabocchetto e ti dico subito la risposta. Uno si trova direttamente su MHC, un altro invece riconosce una porzione che non è collegata all'MHC. Cosa ti ricordi del fenomeno del light sensing? So che te l'ho chiesto prima, ma andiamo un po' più nel dettaglio, cioè quali differenze, quali fattori di trascrizione attiva il CD40, CD40L, cosa succede se non abbiamo un'interazione tra CD40, CD40L e so che le sai di cosa. Cosa ti ricordi della cross presentazione, in che casi viene effettuata? Ti ricordi ci sono due modalità nella quale viene effettuata la cross presentazione, cioè molecole più piccole e molecole un po' più grandi, in che modo vengono entrambe fatte fuoriuscire dal lume dell'endosoma in cui si trova per poi processarle tramite proteasoma e caricarle su MHC. E da che tipo di classi viene prodotte in cellule dendritiche non è sufficiente, dato che la risposta è una particolare classe di cellule dendritiche che devi sapere. Che cos'è la LAD? Che esistono di tre tipi di LAD, quali sono le differenze tra i tre tipi, a cosa è dovuta la LAD, cosa comporta, e ovviamente a che processo è legato. Parlami degli interferoni 1, 2 e 3. Quindi interferone 1 sappiamo che induce uno stato antivirale, interferone 2 o interferon gamma svolge un'altra serie di funzioni che mi stai per elencare. Mi fai la differenza tra riconoscimento diretto e riconoscimento indiretto nel caso di un trapianto e, già che ci sei, mi dici anche rigetto cronico, rigetto acuto, rigetto iperacuto.
mi dici quello che sai, quello che ti ricordi, cosa può comportare, che tipi di danni, il tempo che deve intercorrere, il tempo che intercorre tra le varie possibilità, ed ecco. Quali sono i PRR che attivano una risposta antivirale, inducendo quindi interferone, bla bla bla. Che metodi di evasione della risposta immunitaria utilizzano i tumori? Mi parli di batteri intracellulari, extracellulari e virus. Per tutti e tre mi devi saper dire che risposta scatenano, quali classi di cellule sono coinvolti e in che modo possono sfuggire alla reazione del sistema immunitario. Mi parli del BCR e mi parli del TCR. Mi fai quali cose hanno in comune, quali cose sono diverse, se hanno cose in comune e se hanno cose diverse. Le differenze, ovviamente, su chi si trovano i vari recettori, chi riconoscono, quale porzione, ricordandoti soprattutto che il BCR riconosce delle strutture tridimensionali, mentre il TCR è in grado di discriminare tra uno e due amminoacidi. Parlami dell'anatosi. Quali meccanismi vengono utilizzati per aumentare l'affinità degli anticorpi? Mi parli dell'attivazione dei linfociti B, T-dipendente e T-indipendente, come incontra l'antigene in linfocita B, quali molecole inizia a esprimere e ovviamente differenza tra i due percorsi. Quali sono le molecole costimulatorie per i linfociti T e per i linfociti B e quali sono gli eventuali correcettori per i linfociti B e i linfociti T. Parlami delle malattie multifattoriali. Che ruolo ha l'infiammazione nel fallimento dei meccanismi di tolleranza? Adesso arriviamo a quella che è stata la mia domanda dell'esame, cioè: perché vi è un'attivazione B dipendente e un'attivazione T dipendente? E la risposta è che quella B, no, quella, scusate, T dipendente riconosce generalmente antigeni di tipo peptidico, quindi proteici, che possono essere riconosciuti su MHC, riconosciuti, poi presentati su MHC in modo che si attivi anche il linfocita T, mentre quelli tipo T indipendente sono di tipo polisaccaridi, acidi nucleici o lipidi che non vengono riconosciuti dai linfociti T perché non possono essere caricati, cioè più che non possono essere caricati, cioè l'MHC è in grado di caricarli, ma il linfocita T poi non interagirà. Questo perché? E questa è una prima risposta. Poi la professoressa è andata avanti chiedendomi: sì, ma perché allora, dato che quelli peptici senza il segnale derivante dai linfociti T sono in grado comunque di installare una risposta? E questo perché il fatto è che gli antigeni di tipo peptidico, quindi quelli proteici, presentano degli epitopi multivalenti e ripetuti. Questo significa che ce ne sono diversi epitopi uguali e sono disposti in porzioni diverse. Ci sono per lo stesso antigene epitopi diversi e quindi possono, e questi sono ripetuti, quindi possono essere riconosciuti da più classi cellulari e da molecole che riconoscono lo stesso antigene. In questo modo inducono una maggiore attivazione del linfocita B. Io spero che questo video ti sia stato d'aiuto. Ce ne saranno altri sul canale riguardante questo tema. Quindi, se sei un giovane studente di medicina, non piangere, perché è ancora lunga ed è in salita e farei ancora tanta fatica. No, a parte gli scherzi, spero che questo video ti sia stato utile. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento o iscriviti al canale e spero di rivederti in un prossimo video. Ciao!